il secondo premiato, ancora un nuovo volto del cinema, stavolta dalla Campania. Chiamo Diamond Lemaitre. Complimenti, vincitore del premio Nuovo Volto del Cinema, un giovane ragazzo che mi dicono che farà una piccola esibizione tra poco. Diamond Lemaitre dalla Campania, in particolare dalla zona di Napoli, da Pozzuoli, che tra l'altro ha dato i natali a Sofia Loren. Quindi insomma, prego! Serve il microfono? Non so. Prende l'altro microfono. Modifichiamo il microfono, grazie. Salve, allora in base alla scelta di Alfonso, il mio caro amico Alfonso e Stefano, porterò questo pezzo dell'Uomo dal fiore in bocca di Pirandello, che ho recitato alla trasmissione di Paolo Bonolis. È un piccolo estratto della totale, del totale pezzo teatrale, quindi durerà poco. Lei, signore, ha perduto il treno. Venga, qui, sotto questo lampione. Guardi, sotto questo baffo. Vede che bel tubero violaceo? Sa come si chiama questo? Ha un nome dolcissimo. Epitelioma si chiama. Pronunzi, sentirà il sapore. Epitelioma. La morte mi è passata. Mi ha ficcato questo fiore in bocca. E mi ha detto: tienitelo caro, ripasserò fra 8-10 mesi. Ma mi faccia un piacere, caro signore. Domattina, quando lei arriverà, mi figuro che il paese disterà poco dalla stazione. All'alba lei potrà fare il percorso a piedi, ma il primo cespuglio d'erba che le incontri, ne conti fili per me, perché tanti fili saranno, tanti giorni ancora vivrò. Ma lo scelga bello grosso, caro signore. Buonanotte, caro signore. Complimenti Diamond, complimenti per l'interpretazione del pezzo teatrale L'uomo dal fiore in bocca, tratto dalla novella di Pirandello La morte addosso. E adesso proseguiamo con col terzo premio speciale per i nuovi volti. Di nuovo il Lazio, la regione che ci ospita.